Quello è che vedi. Ecco, scusate, siamo nuovamente in diretta. C'era stato un problema legato appunto alla connessione che purtroppo ultimamente ci gioca dei brutti scherzi in quanto c'è questi cali di tensione. Scusatemi, questi cali di connessione, a quel momento quando va al zero la connessione salta la diretta. Ci scusiamo per tutti coloro che ci stavano seguendo, ma purtroppo non è colpa nostra. Proseguiamo quindi, dicevo, questa chiacchierata con Marta Garossi e Federica Barbucci. Direi di andare con il quinto blocco di fotografia. Mi state sentendo? Sì, però penso lo Gianluca, ecco che vedi, siamo di nuovo interrotti. Cioè sul video di Facebook, no? Ma guarda, invece siamo ripartiti, vedo solo vado a riaggiornare la pagina perché io ho un ritorno e sto vedendo invece che siamo in diretta. Non so se voi adesso, avendo aggiornato la pagina, vi vedete in diretta. No. No, allora. Si è aggiornata la pagina, ma non ti vediamo in diretta. Vabbè, Io vi vai. dico siamo in diretta perché vedo anche i visitatori che ci stanno seguendo, però dobbiamo trovare il modo che voi vediate perché io facevo partire appunto il quinto blocco di fotografie e senza vedere diviene un problema. Allora, comunque, intanto mentre aspettiamo di vederle, volevo soltanto dire, facendo riferimento un po' a tutte le nostre chiacchierate, che come in questo momento, proprio all'attualità, si percepisca di come sta cambiando e dovrà cambiare necessariamente nel nostro lavoro il modo di abitare. Perché quest'ultimo anno, quindi tutto quello che sta accadendo, ci ha costretto a stare molto di più a casa, ci ha costretto a cercarsi all'interno delle abitazioni spazi disponibili per lo smart working, per i figli che magari non possono andare a scuola e che quindi devono avere un posto dove fare compiti, dove stare. Cioè questo creerà, io penso, a livello proprio di progettazione e anche proprio di cultura di chi vive nelle proprie case, creerà una maggiore attenzione, ecco, cioè capire che un terrazzino è veramente la cosa indispensabile, oppure sapere che ci sia una via di fuga all'interno di un appartamento, per quanto piccolo, cioè magari farsi rinunciare a qualche altra cosa, quindi bagni, anche quelli minimali, come sono poi in tutti i paesi europei, però trovare spazi invece di living più adattabili alle nuove esigenze, perché effettivamente un anno come questo ha fatto comprendere tantissimo queste novità. E così come per esempio noi ci aiutiamo molto con il colore e con la luce all'interno delle abitazioni. Anche questi sono dettagli non secondari. La luce artificiale che illumina adeguatamente lo spazio a seconda della funzione fa cambiare completamente aspetto a un'abitazione o anche a uno spazio di altro tipo, ma nel vivere quotidiano l'uso dei colori nelle superfici, nei muri, insomma, nelle tinteggiature o negli arredi è veramente di particolare importanza. Cioè io credo che tante persone, essendo state costrette a stare nelle proprie case, hanno magari girato un po' più lo sguardo intorno a sé e hanno forse compreso che la propria abitazione è fondamentale, più importante di una macchina, di un viaggio, perché nella propria abitazione ci si torna e bisogna starci bene.
No, io non ci metto da poco a niente, cioè non so mia noia. Lui continua a parlare. Ah, se l'alfabeto muto. No, l'audio di quel computer lì. Gianluca. Gianluca. Adesso mi sentite? Ora sì. Bastava accendere il microfono, non è che era una cosa così difficile. Scusatemi, colpa mia. Colpa mia, proprio mia. Perché vi spiego, questo è un po' il bello anche, no, della diretta, perché quando voi parlate, se noi non abbassiamo il microfono, abbiamo un ritorno che abbassa la vostra voce. E quindi talvolta capita, ma ripeto, non siamo né a Canale 5 né a Sky né a Rai 1, quindi diciamo che va bene così. Però ha ragione Giovanni quando ha detto abbiamo fatto l'alfabeto muto, è stata colpa mia e mi assumo la responsabilità. Stavo dicendo appunto di partire, se siete d'accordo, con il quinto blocco per poi andare al sesto, che poi è l'ultimo, e a questo punto andiamo proprio in diretta in tutti i sensi. Voi dovreste vedere fra un po' una bellissima finestra nera dove all'interno ci sono appunto le vostre fotografie e da lì partiamo appunto con questo viaggio. Io taccio e voi, come avete fatto prima, fra l'altro anche in maniera direi perfetta, ci spiegate quello che tutti noi vediamo. Ecco, stanno partendo le foto. Allora, qui è il cantiere che ti raccontavo prima, via Campanzi, dove c'era quel muro che stava crollando. Qui c'è, diciamo, un po' di vita di cantiere. Ci piaceva farvi vedere. Questo è un nostro operaio, che chiaramente eravamo di luglio, quindi era un caldo tremendo, aveva questo simpatico copricapo. Qui c'è la demolizione del muro e la successiva ricostruzione. In cemento armato, questa è la fase del cemento armato, e poi ci dovrebbe essere la foto, ecco, nostra, che invece qui siamo al Cerzai a Bologna. Questa è la solita, diciamo, cosa della formazione. Questo è un progetto, uno studio di fattibilità per un agriturismo. Questi invece sono degli interni, sempre di abitazioni.
Queste sono fasi preliminari di progetto, cioè qui avevamo appena fatto le prime, questo è il finito. Particolari sempre di abitazioni interne. Come diceva Marta, ecco, l'uso accurato delle luci, cerchiamo sempre di usare delle luci da incasso con luce calda per dare confortevolezza all'ambiente. Questi sono sempre interni. Questi sono i colori che usiamo principalmente, toni chiari. Ecco, io avevo iniziato una domanda prima della caduta totale di connessione. Volevo sapere da voi, perché le persone che ci seguono, ringrazio, tra l'altro sono sempre molte, ecco quanto di fatto, stavo dicendo prima, è importante lo studio dell'illuminazione, dei complementi. E la scelta di un parquet rispetto a un altro, e intervenire, non so, per esempio col marmo rispetto a un altro materiale, quanto è importante per la riuscita ottimale di un recupero di un'abitazione o per proprio una costruzione da zero di un'abitazione, ma perché no, di un'azienda, di uffici, di tutto quello, insomma, che sono spazi abitabili, perché in premessa avevo detto che spesso molti hanno paura di avvalersi di collaborazioni di persone professionali, professioniste, in questo caso come voi fate gli architetti, e ecco, capire un po' da voi quanto è importante anche tutta questa serie di cose. Ma guarda, fondamentale è trovare un filo conduttore, tenere duro anche di fronte al cliente più confuso. Nel senso che ovviamente la persona che vuole ristrutturare un'abitazione o insomma vuole un consiglio, una consulenza o un lavoro anche più impegnativo ha già le sue idee. E drammaticamente aggiungo anche già i suoi mobili, e questo è uno degli aspetti più difficili da affrontare perché bisogna sempre appunto accontentare la persona anche nei suoi bagagli che si porta dietro, quindi trovare lo spazio per tutto. E quindi capita molto spesso che si fa un po' una cosa più contemporanea, abbinata magari a qualcosa di ricordo che si portano dietro. E poi sì, come dicevamo, lo studio dei materiali per i quali noi andiamo tutte le volte che possibile nelle fiere, nei saloni del mobile oppure appunto anche il CERSAIE, però devo dire che soprattutto nel nostro territorio ci sono delle aziende veramente molto brave, molto preparate, con delle grandissime scelte di qualsiasi cosa che vada dall'arredo bagno oppure anche alla cucina, che poi sono le cose che più impicciano in un'abitazione, no? O comunque materiali in genere da pavimento, c'è tantissima scelta e è proprio facile, insomma, trovare la soluzione. Vogliamo sfatare quindi il mito che avvalendosi di professionisti alla fine il professionista non costa milioni di euro? No, io ve lo dico perché, scusa, scusate se vi interrompo, ve lo dico perché sembrano domande stupide, talvolta anche banali, ma vi garantisco che la paura sempre di chiamare un architetto, un geometra, chiaramente geometra e architetto sono due cose diverse, bisognerebbe anche spiegare la differenza, ma il discorso sarebbe lungo. Io quindi dico un architetto, hanno tutti paura, chissà poi il costo, non capendo invece l'architetto, questo è il suo lavoro, è sempre aggiornato anche sui materiali, perché oggi come oggi di parquet voi mi insegnate che ci sono di boh, forse 100 tipologie di colori, si può mettere in un modo, in un altro, e a volte invece hanno paura. Ecco, quindi vogliamo sfatare che prendere, diciamo, un architetto che cura la vostra immagine, della vostra abitazione e può, come abbiamo visto nelle foto in precedenza, sfruttare anche degli spazi che per voi magari potrebbero essere inutilizzabili?
Certo, sfatiamolo pure. Assolutamente. Ma senti, io ti posso dire quello che diciamo, è la nostra, diciamo, il nostro modus operandi. Cioè, noi seguiamo il cliente dall'inizio alla fine, ma in che senso? Cioè, seguiamo il cliente dalla progettazione, come ho detto prima, al cantiere, alle finiture e anche alla scelta di tutti i materiali. Quindi ci rechiamo con il cliente diverse volte, diciamo, nell'arco delle lavorazioni a scegliere appunto dai sanitari alle rovinetterie, ai parquet, come dicevi te, perché giustamente ci sono di 100 tipi, forse anche 200 tipi, perché Certo. ne sono tantissimi. A volte riusciamo a convincerlo con l'idea, diciamo, che abbiamo noi, però non sempre. A volte purtroppo diciamo che dobbiamo anche un po' sottostare, no? Al volere del cliente. E quindi diciamo che secondo me i nostri costi in realtà non sono poi diciamo così alti, non i nostri, diciamo i costi dell'architetto, non i costi miei di Marta. I costi dell'architetto compensano tutto quello che facciamo, cosa che diciamo forse il geometra segue pratiche ben diverse, l'ingegnere ugualmente. Noi proprio andiamo a sviscerare, diciamo, tutto quello che c'è nell'abitare. Ecco, infatti, io concordo con te perché nel lavoro anch'io che faccio nel 1988 di agenzia pubblicitaria, grafica, uno cerca di fare il migliore, di fare il meglio possibile per il cliente, studiando, perché no, in un logo, i colori, perché esiste tutta, insomma, una logica ben precisa. Poi è chiaro, il cliente, se vuole qualcosa di diverso, è chiaro che va accontentato. Però io penso fermamente che il consiglio che viene dato da un esperto, un professionista del settore, 9 volte su 10 vada ascoltato, perché a volte le cose personali non sono poi, diciamo, il top. Comunque, abbiamo adesso l'ultimo blocco di clip, sempre delle vostre foto, che la connessione, diciamo, ci assista. Quindi andiamo a vedere appunto l'ultima tappa di questo viaggio che abbiamo fatto dalle 18. Sono già 19:30, quindi devo dire che, come dicevo prima, il tempo è passato, e questo è velocemente, questo è veramente un bel segno, perché significa che siamo stati bene. Eccole qua, vedete, stanno partendo le vostre foto. Viaggi, Valencia che è un posto strepitoso per l'architettura moderna, veramente un posto che va visto perché è magico, direi. Poi ancora interni con il fatto del soppalco è abbastanza ricorrente perché, come si diceva prima, sfruttare lo spazio al massimo, laddove c'è anche un minimo di altezza che lo consente, è fondamentale perché gli standard abitativi sono molto risicati, soprattutto nelle case, insomma, magari per giovani coppie, come ci capita spesso, oppure situazioni dove vengono riconvertiti. Questo era. Non era un'abitazione, quindi cercare di trovare qualcosa nei sottotetti è, insomma, è gradevole come effetto. Ah, questo invece è il Vinitaly, dove siamo stati consulenti per 5 anni per il consorzio del Brunello. E questo è un mondo a parte, il mondo degli stand, quindi il mondo delle fiere, dove si vede da dietro le quinte quello che è poi un risultato, insomma, molto, molto, molto
d'effetto, ora scusate, sono un po' stanca perché sono abituata a parlare tanto così, insomma, e quindi ecco, però da dietro le quinte, cioè noi arrivavamo al Vinital 10 giorni prima perché queste strutture venivano montate con tanto tempo e con tanta velocità, con queste squadre che lavorano alla velocità della luce, quindi poi arriva il pubblico, vede quello che appare, ma dietro c'è un piccolo mondo, che appunto è quello, qui siamo alla Fiera di Verona, al Vinita, e appunto, e che è stata un'esperienza molto bella anche questa, e ci ha portato anche un po' fuori, e quindi la sera stanchissima, però magari si andava a vedere Verona o qualcosa, insomma, nella zona, perché il Vinita è proprio un evento a tutto tondo che coinvolge tutta la città. Ecco, abbiamo un'altra domanda e poi ci avviamo al termine perché vedo sono già le 19:33. La domanda per voi ve la fa Antonella che dice, anzi addirittura ce ne sono due. La prima è di Laura, dice che rapporto c'è fra architetto e ingegnere? Sono figure che intersecano fra loro oppure l'architetto è sufficiente? Grazie per questa spiegazione. A noi profani del settore, Laura. Allora, dunque, il rapporto fra l'ingegnere e l'architetto è molto buono, direi assolutamente. Noi ci avvaliamo a parte di una donna, quindi noi ancora meglio ce l'abbiamo il rapporto. Sto scherzando, ovviamente. No, certo. Lavoriamo con uomini che assolutamente ci stanno dietro. Comunque, dunque, no, non, se c'è l'architetto non è detto che ci sia l'ingegnere e viceversa, cioè sono ambedue due figure essenziali in un progetto. Perché uno fa la parte principale, cioè l'ingegnere, ovviamente si occupa della parte architettonico-decorativa. Ecco, grazie Fede. Abbiamo un'altra domanda, appunto di Antonella, abbiamo fatto prima quella di Laura, ma si può ristrutturare una casa senza spendere una fortuna? Quando pensiamo agli architetti, pensiamo a mobili e illuminazione di marca e soldi che se ne vanno. Grazie, vi saluto, molto brave Antonella. Allora, è difficile dire che si può fare senza, no? Io non lo direi mai che si può fare senza l'architetto. Sul discorso dei mobili di marca, no, in realtà, e te lo dico, è una che è veramente malata di design, però c'è un po' di tutto e non si disdegna niente, nel senso che veramente, anzi, ci sono situazioni in cui si trova tantissimo sul mercato anche le cose medio, di livello medio che se la giocano bene. Quello che mi sento di dire è evitare il fai da te, cioè quello di mettersi in mano ad un'impresa edile che ha magari sì, il suo idraulico, i suoi materiali, le sue cose, però poi il risultato io non credo che sia paragonabile a quello di. Insomma, quello che viene fuori con uno staff, come diceva Federica, un ingegnere se c'è bisogno, un architetto perché c'è sempre bisogno, e quindi no, insomma, è diverso, è una cosa diversa. E si può fare anche, e si fa sempre con un occhio ai costi, perché è chiaro a tutti che già l'oggetto di solito porta a dissanguare il cliente, quindi è ovvio che quello che resta è un budget, che è quello di partenza. Si cerca sempre di darci un occhio e di mantenerlo il più possibile, aggiornandolo via via. Quindi c'è tutto un cronoprogramma e un conseguente anche stato avanzamenti che consente di dare un'occhiata ai costi, al budget. Ecco, ci avviamo alla conclusione e abbiamo parlato per un'ora e 40 circa di architettura, di sicurezza sul lavoro, sui cantieri, appunto con Marta Carosi e Federica Barbucci, che per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, hanno uno studio di architettura insieme da ormai oltre 20 anni, lavorano e spaziano su tutto quello che è il restauro, la ristrutturazione,
tutto quello che insomma ruota intorno al bello e con un occhio sempre molto attento, come ci stava dicendo Marta, anche al design e alle nuove, diciamo, tendenze, alle nuove mode. Però, come ho detto più volte in questa trasmissione, non vi impaurite, perché comunque si può interagire con professionisti, magari anche dando un budget, e fare comunque delle proprie case, che purtroppo, come dicevano poc'anzi loro, ormai ci siamo abituati a starci, fra un mese sarà un anno, che comunque, a parte una piccola parentesi estiva, dopo cena siamo appunto in casa, quindi la casa più confortevole è innanzitutto per chi ci abita, almeno così penso io, poi anche per coloro che magari amici vengono a trovarci, però la casa deve piacere in primis a chi la abita, a chi la vive, perché questo è fondamentale. Ecco, volevo farvi un'ultima domanda che non c'entra nulla con l'architettura, non c'entra nulla con il vostro lavoro, ma chiaramente voi siete due senesi doc che vivono nella città, vivono la propria contrada. Siamo, diciamo, a inizio di questo anno 2021. Qual è l'augurio che voi fate a questa città? L'augurio è di tenere duro, per augurandosi che si possa tornare a fare una vita normale, che ovviamente include la nostra città, che hai parlato di contrada, sta mancando a tutti, e quindi tenere duro, provare a fare qualche sacrificio ancora, e tentare di tornare a vivere appieno la città, il territorio e la contrada, perché veramente è una ferita grande. Quelli della nostra generazione, così come i giovani per un altro verso, ma è veramente un bruttissimo momento, e bisogna provare a tenere un attimino la testa fuori dall'acqua, perché forse si vede la fine del tunnel. Federica? Lo stesso, penso la stessa cosa, cerchiamo di tenere duro e soprattutto di continuare a lavorare come abbiamo fatto fino adesso tutti, nel miglior modo possibile, perché purtroppo dobbiamo procurarci le risorse per poterlo fare, e aspettando che arrivi un momento migliore, che io spero che sia veramente prossimo per la nostra città e per noi tutti. Tra l'altro stavo leggendo prima di entrare in diretta che la regione toscana domani, come tutte le altre, sarà al vaglio di comitati tecnici, scientifici e politici, e auguriamoci di non entrare in zona arancione per restringere ancora di più il raggio di azione, perché inizierebbe a essere un problema. Si parla addirittura eventualmente dal lunedì, ma comunque per chi lavora anche questo cambio continuo di colorazioni che ti danno restrizioni inizia a essere veramente pesante. Quindi io mi associo a quello che avete detto voi. Credo in questo momento preciso di vita, non solo italiana, senese, ma mondiale, c'è bisogno di sconfiggere questo Covid per iniziare a rivivere nuovamente. Sappiamo tutti che sarà una vita diversa, almeno all'inizio. La socializzazione, ne parlavamo anche con lo psicologo e psicoterapeuta Ernesto Campanini proprio in questi giorni, non sarà quella di prima. Per tornare a riessere noi stessi ci vorrà del tempo, e forse qualcuno non ci tornerà a essere noi stessi, intendo a livello di rapporto sociale, emotivo, baci, abbracci, insomma del tempo ci vorrà. L'importante appunto sarebbe sconfiggere questo Covid definitivamente, sia con i vaccini che con il farmaco, e poi appunto iniziare a rivivere la nostra vita quotidiana, perché quello che davamo per scontato nella normalità adesso invece ci manca come l'aria. Marta ha ricordato le contrade, è vero che a tutti noi poi alla fine manca
andare nella propria contrada, al di là del giorno del palio, la festa titolare, ma manca anche il momento di socialità, una sera normale, magari presso la società a far due parole. Ecco, quindi questo è l'augurio che avete fatto voi e che anch'io mi associo. A questo punto, non mi rimane altro che ringraziarvi per essere stati con noi, averci spiegato in parole veramente comprensibili a tutti quello che può essere il mondo vostro, questo micro o macro mondo che è dell'architettura, che è del bello, che è del fare, che è del lavorare, che è del sacrificio, perché appunto abbiamo visto immagini, cantieri, insomma, non è come andare, insomma, a fare altri tipi di lavoro, perché poi concludo dicendo che c'è professioni sembrano un po' un luna park, ma di fatto non lo è. Federica ci parlava di una ristrutturazione di una chiesa che è difficile addirittura arrivarci in auto. Sbaglio, Fede? Certo, Ecco, certo, certo. quindi voglio dire, ogni lavoro poi ha anche i suoi problemi, insomma, non è così. Ecco, io vi ringrazio molto, vi auguro veramente buon proseguimento di serata e soprattutto tante belle cose per il lavoro che state facendo con molta passione e abbiamo visto, anche se chiaramente non tutto, qualche pillola che vi riesce molto bene. Quindi non mi rimane che augurarvi ogni bene in ogni senso. Grazie di essere state con noi. Grazie a te, grazie, arrivederci. Allora, ringraziamo quindi Federica e Marta. Abbiamo fatto questo viaggio con loro sul mondo dell'architettura. Io vi ringrazio per l'ascolto e per l'attenzione. Mi scuso se a metà, diciamo a tre quarti di diretta, c'è stato un problema di connessione, ma d'altra parte questo non dipende dalla nostra volontà. Grazie a tutti, l'appuntamento è per le prossime dirette sulla pagina Facebook di noi, troverete il palinsesto e invece sul sito www.noiframmentidisegna.it nella categoria in alto, nella home, noi live, tutte le dirette che abbiamo fatto sino adesso. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata. Oi, oi, oi.